Siamo in compagnia di Rolando Scudillo, segretario generale della FISI. Segretario, una piazza negata, una piazza conquistata, un risultato comunque straordinario. Sì, sembrerebbe di sì, e abbiamo avuto anche delle condizioni avverse meteorologiche, pertanto siamo molto contenti della riuscita della nostra manifestazione. A noi interessa che le persone possano esprimere in libertà il proprio pensiero, oggi è la giornata adatta. Una manifestazione riuscita ancora prima di iniziare, a quanto pare? Beh, queste manifestazioni ormai riescono tutte prima perché hanno una preparazione alle spalle. Un anno fa erano agli inizi, pagavano degli errori appunto di gioventù a volte, ma con molta energia e molto entusiasmo. Adesso ognuno delle persone che vengono qui ha una consapevolezza alle spalle e la manifestazione raggiunge esattamente l'obiettivo che si è prefissato. Personalmente non credo che servano a far cambiare idea al governo, servono a far crescere però un gruppo di persone coeso, unito, con delle idee condivise, e in questo non possono che riuscire bene. Bisogna distinguere nettamente tra grandi multinazionali e piccola e media impresa. La piccola e media impresa, turistica, commerciale, produttiva, è stata colpita in maniera durissima. Contestualmente le grandi multinazionali, pensiamo ad Amazon, pensiamo ovviamente alle case farmaceutiche, vengono avvantaggiate. Il patrimonio personale di Jeff Bezos, il patron di Amazon, è aumentato durante la pandemia di 80 miliardi di euro, di dollari. Contestualmente le piccole e medie imprese sono in ginocchio, il turismo, che per l'Italia è un asset fondamentale, è in ginocchio, nelle città d'arte meno 71% di presenze in virtù di misure draconiane che esistono solamente in Italia. Mai, non molleremo mai, è una battaglia che facciamo per il nostro paese, per i nostri figli, per il futuro di tutta l'Italia. E è difficile perché il nemico è molto molto forte, ha soldi, ha l'informazione e ha soprattutto la burocrazia dalla sua parte, ma combatteremo tutto questo con la forza della verità e della libertà. Ho saputo anche che qualche pullman è rimasto bloccato, quindi due pullman, quindi questo dimostra la determinazione di un popolo che non ce la fa più a reggere delle misure vessatorie che sono state create apposta per cancellare uno stato di diritto di ormai quasi insomma di 76 anni di Repubblica. Cioè tutto quello che sta avvenendo si capisce quale finalità, non c'entrano nulla le misure di carattere sanitario, cioè l'emergenza sanitaria è soltanto un pretesto per renderci praticamente dei sudditi e per ribadire questo concetto che noi appunto dobbiamo per beneficiare dei nostri diritti assoggettarci a determinati diktat. Si esce impegnandosi tutti insieme, muovendosi nel solco della legalità con gli strumenti del diritto, perché il diritto ancora esiste, abbiamo per fortuna ancora una Costituzione che difende i nostri diritti fondamentali e anche dei trattati europei che difendono i nostri diritti fondamentali. C'è una grandissima mobilitazione in questo momento in atto a livello globale, dal Canada all'Australia all'Europa. E oggi proprio a Strasburgo sono arrivati i camionisti francesi e in Italia, come vediamo, ci sono sempre le piazze piene, ci sono tante persone che pacificamente, serenamente ma con fermezza protestano contro un sistema che dall'estero è giudicato incredibile, veramente fascista. E io infatti oggi sono qui per esprimere proprio con la mia presenza la totale solidarietà verso tutti i lavoratori, tutti gli italiani che per colpa di questo governo, per colpa di leggi che non hanno nessuna possibile giustificazione scientifica né legittimità costituzionale, stanno togliendo il lavoro e ogni mezzo di sostentamento a tantissime persone, a tantissime famiglie, andando proprio a minare le fondamenta del nostro ordinamento giuridico per le quali l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e che tutela la dignità della persona umana. Per il nostro paese, perché dobbiamo considerare non solo quelli che
il vaccino hanno scelto di non farlo, ma anche quelli che il vaccino non l'hanno potuto fare perché hanno avuto degli effetti avversi, quindi magari ci sono tutti coloro. Una somma di ragioni varie. Sono tanti aspetti che portano a delle scelte, purtroppo l'obbligatorietà over 50 ha comportato una serie di problematiche. Io spesso mi fermo e rifletto, dico come si fa a dire io non porto avanti la mia famiglia per 5 mesi e piuttosto non mi faccio un vaccino, quindi la paura è tanta. Leggeremo che tutti quelli che si sono voltati, tutti quelli che non hanno fatto niente, verranno ripudiati nella spazzatura storica. Quando c'erano i nazisti e i fascisti, i partigiani, quelli che si mettevano contro, erano considerati terroristi, dissidenti, erano la cacca della società. Adesso li celebriamo come eroi, a me non interessa essere, non sto facendo questo per poi fra 10 anni mi devono dire ah no, ma la storia ci darà il merito di esserci opposti, così come noi abbiamo oggi il merito a chi si è opposto ad altri regimi di altro tipo, ma non meno crudeli.